situazione attuale. Guarda, avevo segnato, ho letto il libro subito, avevo segnato due cose che non sono riuscito a trovare stasera perché quando sono andato a prendere il libro l'avevo segnato tutto perché mi ha detto vizio di segnare le cose che mi piacciono. E quindi non sono riuscito a trovare le pagine dove tu hai fatto riferimento a queste cose. La prima, che in effetti tu hai trattato in questo tuo intervento, è questa questione. Tu accenni a un certo punto, non mi ricordo la pagina, alla Calabria come serbatoio di manodopera. Proprio c'è questa lezione. È una cosa sulla quale io personalmente, che leggo continuamente testi su un mezzogiorno, è da tempo che mi sono soffermato così per fatti miei. Cioè io faccio questa considerazione. L'Unità d'Italia poi si è costruita su un grosso contributo finanziario dato dal Mezzogiorno, la tassa sui terreni, pagate da tutti per costituire quel capitale che serviva poi a lanciare l'industria, che è stata lanciata nel triangolo industriale, Torino, Genova, Milano. Poi sostanzialmente l'industria non è venuta a sud. Io mi interrogo, ma non è che nell'evoluzione dei passaggi, perché il progetto originario era, se prendono i soldi con le tasse sui terreni al sud, con la questione della vendita dei beni ecclesiastici, con tutte quelle cose, si raccolgono queste somme che servono come capitale allo Stato per aprire la via industriale al nord. Poi si doveva ritornare al sud. Ma non è che in questo periodo qualcuno se scelgo andato per dire costruiamo un dualismo, quindi si è partiti nella consapevolezza dei furbi e nell'ignoranza dei pochi o dei molti a costruire un sistema duale che si regge da allora, cioè noi abbiamo un serbatoio di manodopera che è il mezzogiorno, quindi è nato, noi spesso diciamo è successo questo, no, io credo che ci sia stato un progetto originario di lasciare il mezzogiorno come serbatoio di manodopera per poter garantire sostanzialmente il sistema industriale del nord. Io credo che questa sia una parte, tu l'hai toccata e l'hai detto adesso, cioè c'è stato un progetto preciso di chi ha governato l'Italia da allora, che poi si è rafforzato andando avanti. Non è che c'è stato un errore, un qualcosa di cui non si siano accorti. Ritengo che proprio era un progetto che poi è riuscito, un progetto mirato. Oggi si pagano le conseguenze di questa questione. L'altra questione che mi ha colpito, ed è importante, ti dico perché, perché succedono delle cose importanti a livello nazionale anche in Calabria, ma poi ci dimentichiamo tutti. La questione che hai citato al fatto di De Francesco. De Francesco da Calabrese è stato uno dei primi prefetti antimafia di Decollatura, mandato a Palermo, ha capito subito e si era permesso, forse molti di voi non hanno sentito parlare, si era permesso di dire signori guardate qua, per distruggere la mafia ci vogliono diversi anni, l'hanno cacciato. Aveva detto la verità, nessuno ha parlato, De Francesco parla delle sale da 15-20 anni fa, mi pare, no? Nessuno si è posto la domanda, ma De Francesco aveva detto la verità allora, che cosa era successo? Niente. E mi fa piacere, questa è una cosa sulla quale dovremmo riflettere e capire perché lo Stato ha risposto cacciando quello che diceva la verità e oggi abbiamo la prova che le cose di De Francesco erano giuste. E mi fa piacere il fatto che hai citato nelle varie citazioni il libro di Isaiah Sales che dovremmo avere qua per la fine del mese, l'Italia mafiosa, perché l'Italia mafiosa con quel concetto espresso da Francesco vanno molto assieme e camminano correttamente, perché io non ho mai creduto che uno Stato, che è il titolare della forza, possa inginocchiarsi davanti alla mafia, al 'ndrangheta, alla camorra, chiaro? Quindi qua bisogna andare alla ricerca del perché ancora si mantengono in piedi queste storture della società civile. Queste erano le due cose che mi ha colpito tutto il libro, però due cose che non tanto frequentemente trovi trattata la questione del serbatoio di manodopera voluto, quindi non è che c'è stato già hanno sbagliato la politica, no, hanno costruito dopo, compreso tutta la questione dell'assistenzialismo che serviva sostanzialmente per reggere l'economia. No, oggi mi ha fatto piacere che comincia a
affiorare un po' qualche libro sul ripensamento di quello che è stato nel periodo del boom economico, periodo d'oro della nostra nazione, quanto è stato il contributo del Mezzogiorno con l'intervento sul Mezzogiorno per quel periodo, per quello sviluppo della nazione tutta, perché adesso tutta questa questione si sta rivedendo, in molti che si erano pronunciati in una direzione molto controversa, oggi stanno rivedendo, parlo di economisti, stanno vedendo la loro posizione. Grazie. Sì, in effetti hai toccato alcuni temi che sono, come dire, nel libro, ci sono riflessioni particolari nel libro su questi temi. Quello della manodopera, perché a un certo punto si è deciso che questa parte di territorio del paese era qui, doveva partire. Il tema della partenza è un tema ricorrente, il tema di tutte le nostre famiglie, o un nostro genitore, un nostro nonno, un nostro bisnonno, qualcuno è partito. Il tema della partenza è il tema del destino della Calabria. Noi siamo attualmente 2 milioni, però ci sono fuori altri 2 milioni di calabresi, magari di seconda e di terza generazione. Quindi immaginate una regione che è uguale a quella come popolazione, a quella che abbiamo adesso in Calabria. Quindi serbatoio di manodopera e di voto. C'è una parte nel libro dove io faccio riferimento ad un episodio, come dire, che la dice tutta nei confronti delle persone di questa regione. Quando il governo italiano, lo Stato, il governo italiano, ha fatto un accordo con il Belgio per fornire manodopera al Belgio. E in questo protocollo d'intesa c'era scritto che per ogni 1.000 minatori che andavano lì, davano all'Italia, che sono 100 barloni di carbone, cioè uomini uguale a carbone, uomini calabresi, perché questa manodopera veniva dal sud, dalla Calabria, in maggior misura, dalla Sardegna, qualcuno dall'Abruzzo, però dalla Calabria particolarmente. Ci sono paesi come San Giovanni in Fiore che si sono svuotati, insomma, ancora. E quindi pensate alla vergognosa, come dire, intesa di scambio tra braccia, tra uomini e carbone. E poi il carbone non è manco arrivato. E poi il carbone non è manco arrivato. Quindi in questa regione si è svuotata anche nell'anima, non sono partite solo le braccia, si è svuotata nell'anima perché è partita quella parte di popolazione che non era colta nel senso che non era andata a scuola, ma era colta per la saggezza che aveva. Quando parliamo della civiltà contadina, della civiltà rurale, della saggezza di quelle persone, ecco, parliamo di una saggezza che è andata via. Quindi questa regione è rimasta svuotata nell'anima. È una regione svuotata di tutto. Come si può crescere? Ripeto la riflessione alla domanda che facevo prima. E questo non lo diciamo per giustificazione di fronte ai mali, al male assoluto che abbiamo e che non sappiamo come sconfiggere, perché se a De Francesco che ha detto ci vogliono 10 anni per battere la mafia l'hanno cacciato, dice: ma sto qua 10 anni, abbattiamo in 6 mesi, in un anno, 2 anni, via il prefetto commissario antimafia a Palermo. Oggi ci sono dei giudici che nelle interviste, altro che 10 anni, dicono, insomma, che è quasi impossibile. Ma perché, ne ha fatto cenno l'ingegnere Fuda nel suo intervento, perché non si è mai, come dire, a questo fenomeno guardato con l'attenzione giusta e dovuta e necessaria, fino a quando non è diventato un fenomeno pervasivo anche in altre aree del paese. A quel punto l'abbiamo scoperta, diciamo, la mafia, l'esistenza della mafia. E ci preoccupiamo come fermarla, ci preoccupiamo come arginarla. Ma c'è stato forse un periodo anche lungo, vogliamo dirlo, in cui magari questi fenomeni servivano anche
come ordine pubblico nei nostri territori? Servivano per tenere tutti quieti? Anche nei periodi prima dell'Unità d'Italia, quando i feudi erano i feudi, e lì è cresciuta la malapianta al servizio dei signori che dovevano continuare, come dire, a godere in maniera passiva, tra l'altro, delle proprie cose, perché è mancata una borghesia illuminata, una borghesia produttiva. Qui non facciamo i conti in tasca, ormai tanto la storia è passata, a chi ha avuto molto, a come ha avuto, perché ci sono dei punti interrogativi, siccome queste grandi ricchezze si sono accumulate. Alcuni dicono che bastava andare a Napoli da un notaio, insomma, portare una cartoccella e dice mi chiudo là, vai, chiudi, tanto insomma il record buono, quello di stare tranquillo. Quindi 200 anni di solitudine, 200 anni di sacrifici questa regione, non 150 anni solo quella dell'Unità d'Italia. Solo che poi con l'unità, quanto più sono andate avanti le altre terre, gli altri territori, tanto più questa umanità calabrese è rimasta indietro a causa di queste cose. Ecco allora che il tema della manodopera che è servita per la ricchezza e lo sviluppo degli altri, il tema della partenza che ha svuotato l'anima di questa regione, è un tema che nella letteratura è presente. Nei vari capitoli di questo libro c'è un capitolo dedicato alla letteratura. La bussola, guardate, di questo libro, la rotta, diciamo, di questo libro, per me è stata Corrado Alvaro. Corrado Alvaro è uno dei più grandi scrittori italiani che è entrato nella dimensione della classicità ed ha dignità europea. Siccome la letteratura è fatta di mode, o comunque si pensa che la letteratura non ci possa essere o non ci sia nelle regioni meridionali o in terre come la Calabria, e allora Corrado Alvaro non è tenuto ancora oggi nella giusta considerazione, potrebbe servire moltissimo, non ai calabresi. Io direi a tutti i professori, professoresse, maestre, cose, fatelo leggere, anche se non ce n'è i programmi, fategli leggere Alvaro i ragazzi. Un promesso sposo in meno, una promessa di promessi sposi in meno, un'Anna Karenina in meno, insomma, ma fategli leggere Alvaro.